Impariamo a contare la casetta per gli uccellini. Amici, costruiamo una casetta per gli uccellini e impareremo a contare fino a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per iniziare prendiamo una tavola e con una sega la dividiamo in più parti. Prima in due parti, poi le due parti le dividiamo in tre parti. Fatto! E così otteniamo 6 piccole tavolette. Ora possiamo costruire la casetta per gli uccellini. Una parte, due parti, tre, quattro, cinque e 6. Un foro è l'ingresso e un bastoncino facilita l'entrata ai nostri amici. Quanta festa! Anche agli altri uccellini piace questa casetta. Costruiamone un'altra. Una c'è già. 2, 3, 4, 5 e 6. Amici, abbiamo costruito delle casette meravigliose. Adesso divertiamoci a contare insieme. Il trattore ha 6 rimorchi. La formichina ha 6 zampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zampe. Sei alberi. Sei mele buone. Sei simpatici uccellini. Sei belle casette. Sei chiodi molto utili. Pig, sono così affezionato a lui. No, ha bisogno di seguire la sua strada. Ma io la voglio. Oh, che succede? Oh no, l'abbiamo rotto. Cosa hai fatto, Jed? Ma io non ho fatto nulla. A me piace. Versatemi ancora dell'acqua. Versatemi ancora dell'acqua. Sì, 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 sì. Ok, ma dobbiamo prendere l'acqua. Non ci riesco. Bambini, abbiamo bisogno di voi. In cosa mi devo trasformare per dare acqua a questa ghianda? Un camion cisterna? Un aereo? O una nave? Camion cisterna! Pic pic, trasformazione! Avanti, Pic, fammi bere! Lala, che bello, sì! Lala, lala, mi piace l'acqua! La pioggia, sì! Oh, oh, oh. Grazie per esservi presi cura di me. Oh, come sei cresciuto! E ora come farò? Jed, sono diventato un bellissimo albero grazie a te e a Pic. Non ti dimenticherò mai, mia amica ghianda! Oh, vedo che avete completato la missione. Grazie, albero saggio. Ora che abbiamo risolto tutto, possiamo andare. È sempre così. I giovani crescono e lasciano i loro nidi. Beh, ora possiamo dormire. Facciamo frusciare le nostre foglie. Oh, sì. Bambini, in ogni episodio c'è una chiave inglese, nascosta da qualche parte. Guardate bene dove si trova.